Klezmer deriva dalla fusione di due parole ebraiche, klei e tzemer, letteralmente strumento musicale. Questa musica è venuta da lontano nel tempo e nello spazio. È musica di sincretismo che fonde in sé strutture melodiche, ritmiche ed espressive, che provengono da differenti aree geografiche e culturali. Esprime profondamente sentimenti di un popolo, il suo travaglio, la sua estasi, la sua esistenza, la sua fede. Il klezmer segnava il ritmo dell'esistenza degli ebrei, intrecciata con lo studio e la prassi della Torah. Legato al destino della sua gente, il klezmer ha subito ogni sorta di vessazione. È stato in balia del ridicolo furore di poteri locali, laici e religiosi, che ne chiedevano il contingentamento. Tra la musica e l'ebraismo c'è un'affinità profonda che va al di là della vaga metafora. Si potrebbe affermare che tutto l'ebraismo, la sua stessa essenza, è una musica, o meglio, una forma di musica, o in altre parole, un tentativo di imporre una forma al tempo, poiché la musica è contemporaneamente temporalità, memoria e ritmo. Una musica dalla vita estremamente travagliata, ma che, nascendo dalla profondità dei sentimenti della sua gente, è riuscita ad arrivare fino a noi integra e vitale, resistendo alle intemperie delle migrazioni.
Il popolo che ha generato il klezmer ha vissuto un destino unico. È stato sradicato dalla terra d'Europa, la sua terra. È stato annientato e bruciato nel silenzio. Questo mondo e i suoi segni ci parlano di un infinito dolore, eppure riescono a trasmetterci vita e gioia nel loro essere sospesi fra cielo e terra, fra il divino e la sua assenza.
Thank you.
allegra, che si prenda la tristezza. Suonate una canzone allegra.